tua penna in un convento a raccogliere olive, per dire. Michele Messeri risponde dell'accusa di calunnia aggravata e reiterata nei confronti miei e dell'avvocato Galoppa, proprio in virtù delle accuse ignobili che ci ha mosso, e risponde anche del reato di diffamazione aggravata e reiterata. Il 24 novembre, due giorni dopo che Valentina era andata a fare la denuncia dal capitano Basciano, si sparge la notizia che Cosima e Sabrina, nell'immediatezza del delitto, il giorno dopo, sarebbero andate nella zona del pozzo, ovvero il luogo dove Michele aveva occultato il cadavere. Chi c'è il giorno dopo, guarda caso, proprio in prossimità del pozzo, la mattina dopo alle 10? Sabrina Misseri e Cosima Serrano. E non avevano nessun motivo al mondo per stare lì, a quell'ora, quella mattina. Affermazione dell'accusa secondo la quale si sarebbero recate in quel posto, perché quel posto sarebbe indicato poi dalle celle, è un'affermazione che sul piano scientifico non regge. Avetrana non è New York, è un piccolo paese della provincia di Taranto. Le celle che agganciano la contrada dove è situato il pozzo, alla contrada Mosca, sono le stesse celle, anzi la stessa cella che aggancia la caserma dei carabinieri dove Sabrina quella mattina si è recata. Ed è la stessa cella dove si trova la vigna che quella mattina viene visitata da Sabrina e Cosima per stabilire se è il momento migliore per procedere alla vendemmia. Non ci andava la signora in altre occasioni. Cioè, resta il punto che è un unicum nella sua storia, fondamentalmente, di contatti. Quindi guarda caso proprio quel giorno, scusate. Quel vigneto che è mio, praticamente ci andiamo da quando eravamo bambine, perché è a conduzione familiare. Ciao bambina mia! Appaiare per quello che ha fatto la Sara, non per quello che ha fatto la Sabrina. Quando stiamo in collo non la colpa loro, che la Sabrina sta qua per colpa tua. Che cinca ti ha detto che fare che la Sabrina non le succede a niente, che qui tu gli appaiare per quello. Tu solo per quello che ha fatto la Sara, non per quello che ha fatto la Sabrina. Qui c'è stato un carabiniere. Eh? C'è che ha detto queste cose qua. Tu solo per quello, la Sabrina c'è un'altra cosa. No, perché quando io non ci stia, quando mi hanno portato la Sabrina, che l'Egitto stiamo tranquillanti, che non ricordava, mi ricordo, sai, che un carabiniere disse: ma tu non c'è un momento, Sabrina te lo muovete. E ci diciamo che tu porta, che Sabrina te la porta e tu per punizione mi sai portare in carne. È una cosa così mi ricordo. Ah, quindi non era solo Galoppa, c'è qualche altro? No, da Galoppa non è fatta la momenta. Sì, però Galoppa ti consigliava di nei costiti. No. No, ed essere sincero. E come dicevano loro, non ci colpava la Sabrina, no? Perché facciamo come incidente, faccia due anni. Quindi oltre a Galoppa ci stanno altri nomi, loro benissimo. Sai, c'è così. Sì, però sai, è certo. Cosa è difficile che mi credano. Difficilissimo. Perché ci ha cangiato tanti fiati. In questa intercettazione Michele Messeri continua a dire a Valentina e alla moglie Cosima di essere stato indotto ad accusare la figlia e che a farlo sarebbe stato addirittura un carabiniere. E in questo modo spiegherebbe l'alternanza di versioni data agli inquirenti. Quindi in quel momento in cui da un lato Michele accusava la figlia, nello stesso periodo di tempo, quando era fuori dell'interrogatorio, riconosceva di essere lui l'unico responsabile. È interessante notare come il capitano Basciano metta in eretto le frasi in cui Michele accusa un carabiniere di averlo indotto a dire la falsa. Tutte le intercettazioni ambientali di grande evidenza investigativa raccolte dall'allora capitano Basciano e trasmesse immediatamente alla procura, ai pubblici ministeri Argentino e Buccoliero non vengono minimamente prese in considerazione. Al di là della verità o della infondatezza, che in fondo appartiene alla verità o alla infondatezza del racconto di Michele Messeri.
Prova Viacal, nuova formula per tutto il bagno. Il calcare si accumula su ogni superficie del mio bagno, ma il nuovo Viacal lo dissolve lasciando solo brillantezza sulla porta della doccia, sulle piastrelle e i sanitari. Ora con un nuovo delizioso profumo. Viacal, il numero uno contro il calcare. Per tutto il bagno, raccomandato da Ideal Standard. Si cambia per essere pronte in una sola passata. Si cambia per sentire subito la differenza. Si cambia per dare il meglio alle nuove generazioni. Si cambia la lama e si tiene il manico. Si cambia per noi, si cambia per l'ambiente. Venus, basta un gesto. Una mattanza da Far West. 30 arresti, 209 bombe, 8 giorni. Cattati dalla mafia erano spietati. Fatti di sangue, corruzione e imprenditoria deviata. Ci chiedono un piacere, tu ce lo fa. Perché questo è un paese? Che volto hanno le mafie oggi? Mettono le bombe e tu così capisci che c'hanno qualcosa da dirti. Mafia Connection porta alla luce del giorno gli affari dei clan meno conosciuti e più feroci. Con Nello Trocchia, 9 racconta Mafia Connection. Da sabato 24 settembre alle 21.25 sul 9. L'assicurazione è così cara che stai pensando di rinunciare all'auto e trasformarla in un barbecue? Falla facile, vai su facile.it. Le assicurazioni partono da 113 euro all'anno. Facile.it, facile.it, facile.it. Risparmiare è facile, prova! Più atteso dell'intervallo e meglio dell'uscita anticipata. Da Euronics arriva un back to school da 10 e lode. Lavatrice intelligente LG 10,5 kg con funzione vapore a 499 euro. Anche con la comodità del prenota e ritira. Euronics, un mondo più avanti. Ci sono storie che ti fanno sognare, che ti portano in un mondo meraviglioso di cui anche tu fai parte. È l'incantesimo dei classici indimenticabili. Colleziona storie meravigliose. Con ogni libro ritorni a sognare. Primo libro Peter Pan, in edicola a solo 3 euro.